Questo è un percorso di cui noi siamo stati coerenti dal primo giorno. Noi abbiamo iniziato questo diciamo, iter novembre-dicembre, dicendo che il partito regionale alla direzione regionale di Forza Italia ha indicato Mario Occhiuto. Quando gli altri alleati diciamo, di governo nazionale, o nel caso del governo regionale, saranno pronti per sedersi a un tavolo, noi porteremo la nostra candidatura, che è Mario Occhiuto. Poi ognuno farà le sue valutazioni, però io credo che Mario Occhiuto abbia tutti i titoli e Forza Italia abbia tutte le credenziali per poter esprimere un candidato. Poi sarà alle altre forze politiche, accettarlo o meno, poi diventerà un discorso politico, sarà fatto in altre sedi. Però noi come Forza Italia abbiamo individuato all'unanimità il nome di Mario Occhiuto e stiamo portando avanti questo progetto. Non credo che stiamo ledendo il prestigio, la dignità di altri. Nel momento in cui ognuno riterrà di fare un tavolo, un partenariato, si valuterà tutti insieme, ma io credo che la candidatura di Mario Occhiuto ormai sia arrivata a un punto tale che non credo che potrà venir meno, anche perché lui ha dato questo taglio molto forte sul dicivismo e quindi credo che sia abbastanza lanciato, abbastanza determinato.